di questi tre, quanti, cioè, ce ne sono? No, nessuno. Ah, dei miei tre, sì, no, pensavo, avevo capito che mi chiedessi chi tra questi in fuga può avere delle possibilità oggi. Direi che è una bella lotta anche qui. Nessuno che ha preso l'iniziativa, però è iniziata. Abbiamo modo di vedere anche le caratteristiche di questa salita, che già dall'inizio presenta pendenze molto sensibili, e vedete anche la strada stretta, la carreggiata, la sede stradale abbastanza stretta. Quindi sarà importante, soprattutto tra poco più di 10 minuti, quando giungerà il gruppo, che i primi della classifica generale prendano la salita nelle prime posizioni. Però avere questi 12 ai piedi della salita con un vantaggio, arrotondiamo, di 12 minuti può consentire a qualcuno di questi di arrivare fino al traguardo, senz'altro, perché 12 minuti sono tanti. Direi di sì, assolutamente, su questo non ci sono dubbi. Mentre Chad Haga, lo statunitense della Giant Alpecin, è il primo che lascia la compagnia, e dunque davanti rimangono in 11. Ricordiamo la composizione di questo gruppo, dunque, con Nocentini della Cetesère, Buongiorno della Bardiana CSF, Gilbert e Monard della BMC, Chavanel della Yam, Vening della Orica Green Edge, Busato della Southeast, De La Cruz della ETX Quick Step, Villella della Canon della Garmin, Belkov della Katyusha, Siuz della Team Sky. Ed è proprio David De La Cruz della ETX Quick Step che sta facendo l'andatura che sta creando qualche problema. Abbiamo visto Chad Haga il primo, ma ce ne sono anche altri corridori, vedete che sono stati solo in 5 per ora. Ora Siuzu sta provando a ricomporre il gruppetto di 11, sono ritornati insieme in questo momento, nel momento in cui Davide De La Cruz ha smesso di fare l'andatura in testa, e vedi quanto sta accadendo. Nel gruppo sulla destra infatti il gruppo qua, attenzione, perché c'è stata una caduta nella seconda parte del gruppo. Attenzione che c'è anche, mamma, vediamo che monte cosa sta di succedendo, perché qua allora si stanno cercando di biciclette che sono rimaste incastrate. Abbiamo visto anche Apollonio Kirienka che è ancora a terra, e sembrava il più dolorante di tutti, Basil Kirienka. Poi abbiamo visto Ilio Case, protagonista di una delle fughe di ieri, Girmay, l'etiope della Lampre. In pratica tutto il blocco del Team Sky è rimasto coinvolto in questa caduta. Vediamo che c'è appunto Viviani, poi Kirienka, anche Nieve, anche Puccio coinvolto, Salvatore Puccio. C'è ancora un uomo della CCC Sprandi, sembra sia Greg Abole. Cioè, mi sembra proprio problemi alla spalla sinistra. Alla spalla destra, scusate. Immediatamente sono intervenuti i medici di gara con il dottor Branca, che era intervenuto anche in occasione della caduta di Damiano Cunego. Attenzione, perché qui con la Lotto anche sodale, l'uomo della Lotto sodale, si tratta di Stig Brooks, che è diventato il velocista della formazione dopo il ritiro di André Greipel. Problemi al braccio sinistro per Brooks e un taglio al sopracciglio, mentre Davide De La Cruz continua con la sua andatura che sta facendo delle vittime. E stiamo parlando del gruppo di 11 elementi davanti, solo Francesco Manuel Buongiorno è riuscito per ora a rimanere alla ruota del portacolori della ETX Quickstep, mentre anche Matteo Busato sembra accusare delle difficoltà. Andiamo per qualche aggiornamento da Max Lelli, che si trovava proprio in coda al gruppo. Max. Sì, una caduta più o meno di 30 corridori, però diciamo l'unico che aveva qualche problema un pochino più grave è Kirienka, che è passato un po' più tempo prima che si è rialzato. Attenzione però, perché dentro la caduta dell'Astana ci sono Malacarne e poi Tiralongo, che è un uomo del gruppo dell'Astana. Voi. Grazie Max, perché questa è una notazione importante, perché Paolo Tiralongo avrebbe potuto dare un contributo non indifferente di Fabio Aru su questa salita. Ogni qualvolta la strada saliva in modo sensibile è una delle spalle più importanti per Fabio Aru e per Michel Landa, mentre altri corridori davanti accusano delle difficoltà. Sylvain Chavanel, dietro a questi ce ne sono ancora altri, Matteo Busato in difficoltà, mentre ma torniamo subito da Max. Vai Max.
Sì, Francesco, c'è anche Landa Meana, Landa Meana, che la squadra si è fermata, quattro corridori in questo momento, il meccanico gli sta mettendo a posto il cambio, sono un gruppo di 20 corridori più o meno e ci sono quattro della Astana che stanno cercando di riportare sotto Landa Meana. Non c'ha niente di grave, non sto vedendo niente di grave in questo momento, il meccanico è fuori il finestrino e sta cercando di registrare il cambio, una posizione molto molto scomoda e molto pericolosa, ma è gente che ha molto molta esperienza. Sta chiudendo lo specchietto della parte destra a fianco, per favore, eccolo qua, il cambio in questo momento è stato centrato e Landa Meana si sta riagganciando al gruppo, più o meno avranno 40 secondi dal gruppo della maglia rosa. A voi. Grazie Max. Dunque colpo di scena perché Landa, Michele Landa, è il secondo, ricordiamolo, della classifica generale con un ritardo di 4 minuti e 2 secondi da Alberto Contador. Davanti continua intanto un vero e proprio sprint, per portare il capitano nella miglior condizione possibile, nella miglior posizione possibile all'imbocco della salita, e dunque quasi un attacco ora della Team Com Saxo. Eh sì, già la velocità era lanciatissima per prendere la salita nelle prime posizioni, c'è stata la caduta e vedete che nel gruppo maglia rosa non sono più di 60-70 gli elementi, la caduta ha fratturato nettamente il gruppo della maglia rosa e la Tinkoff era già davanti e ora in qualche modo ha anche la possibilità di ricambiare tra virgolette il favore subito proprio nella tappa della Prica. Nessun rallentamento da parte, ma come è giusto che sia naturalmente, da parte di Alberto Contador, che sta chiedendo ai suoi compagni di squadra e sta sollecitando la loro andatura per prendere la salita nelle prime posizioni e allo stesso tempo creando difficoltà alla Astana, che purtroppo, dove purtroppo il loro leader Michele Landa è caduto, abbiamo sentito, e speriamo che non ci sia veramente nulla di grave, perché questo, se ci fosse qualcosa che non va, a questo punto l'avversario più pericoloso per Alberto Contador non sarebbe magari poi più nella propria efficienza fisica per cercare comunque di ribaltare la situazione e per regalare lo spettacolo che sicuramente regalerà in queste ultime giornate di gara. Il gruppo al comando intanto si è spezzato in due, abbiamo visto che sono rimasti in cinque al comando, qua invece con le immagini stiamo ancora seguendo la volata del gruppo per andare a prendere la salita verso il GPM di Monte Ologno, sempre con gli uomini della Tinkoff Saxo che sono nelle prime posizioni del gruppo, qua De La Cruz con Buongiorno, con Nocentini, con Siuz e con Moanar. Questi sono i cinque uomini che sono rimasti al comando. Torniamo da Max Lelli, vai. È rientrato anche Tiralongo, sono sempre sul gruppetto di Landa Meana, più o meno sono 25, è andato subito in testa, stanno cercando di dare il massimo, sono in 5 compagni, sono passate anche 4 ammiraglie in questo momento, così avranno anche un po' di scia e stanno spingendo a tutta, il fondo del gruppo più o meno avranno 20 secondi, a voi. Grazie Max, intanto è diminuito sensibilmente il ritardo del gruppo ed eccoci con le immagini sul gruppo della Astana, il gruppo con dentro Michele Landa che adesso sta cercando di recuperare sulla prima parte del plotone, eccolo qua, il secondo nella classifica generale, Michele Landa. Che non mi sembra abbia segni evidenti di sbucciatura o quant'altro, sta pedalando sulla propria bicicletta, quindi non c'è stata la necessità di cambiare la bicicletta, evidentemente è stato solo ostacolato, non è caduto, e questo è già una bella notizia, perché avrà la possibilità naturalmente di cercare quello che ha fatto Alberto Contador l'altro giorno sul Mortirolo, quindi avrà bisogno, inizierà la salita in ritardo, avrà bisogno di recuperare posizioni. Certamente la condizione non manca al basco della Astana, che ormai vede la coda del gruppo, lanciatissimo il gruppo, perché ormai ci siamo, stanno attaccando anche loro la salita verso Monte Ologno. Con un ritardo di poco inferiore ai 10 minuti ormai nella scia delle ammiraglie, dopo che è stato assistito anche dalla macchina della sua squadra, vale a dire la macchina della team Astana, un gruppo forte di una quarantina di unità, è quello che si sta ricomponendo alla prima parte del plotone. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo alle spalle della fuga con gli uomini che si giocano la vittoria quest'oggi, Rossato ammiraglia con un Buongiorno che è molto scalpitante quest'oggi, sta inseguendo la sua prima vittoria in un grande giro. Sì, dopo l'anno scorso allo Zoncolà, oggi ci riprova, è motivatissimo, sta bene, adesso
cerchiamo di fare la corsa dura perché manca molto all'arrivo, però nel suo terreno deve provare. Allora, la salita è veramente dura e attenzione all'inizio della salita con delle curve mozzafiate in discesa, hanno messo opportunamente delle balle di fieno, quindi sarà molto pericoloso proprio il primo tratto in discesa che dà là alla salita molto molto dura. A voi la linea. Grazie Andrea, una salita che misura 10 km e 400 metri, si supera un dislivello di 931 metri, pendenza media del 9%. Attenzione, ancora una caduta. Ci segnala Radio Corsa Lobato, Juan Lobato della Movistar, ma stiamo a vedere mentre vedete che Alberto Contador, iniziata la salita per il gruppo Maglia Rosa, sta dando istruzioni ai propri compagni di squadra. Si era fermato anche Izaguirre, che adesso viene invitato da Onsue, che è il direttore sportivo della Movistar, a ripartire, mentre rimane ancora a terra Juan José Lobato. Problemi anche per lui alla spalla sinistra. E ci aveva appena segnalato Andrea, questa è proprio la curva di cui parlava Andrea, che era stata messa in sicurezza opportunamente con queste balle di fieno. Lo avevamo segnalato subito in apertura della nostra telecronaca che comunque questa salita di Monte Ologno avrebbe potuto regalare altre emozioni e chissà, avrebbe potuto per certi versi riaprire o comunque rendere sempre entusiasmante il Giro d'Italia, e così è. Anche se Alberto Contador, dopo la sfortuna dell'altro giorno nella discesa di Aprica andando verso il Mortirolo, adesso si trova a dover affrontare, meglio gestire, una situazione ribaltata e a suo vantaggio, perché Alberto Contador adesso è davanti, è stato penalizzato da una caduta Mikel Landa, abbiamo visto nelle prime posizioni del gruppo anche Fabio Aru, che però dava l'impressione di non tenere il ritmo di Contador. E infatti lo vedete, Roman Kreuziger che sta facendo l'andatura, Contador in seconda posizione, sta Kruijswijk tentando di riportarsi sulla maglia rosa, alla ruota di Alberto Contador c'era il compagno di squadra Michael Rogers, che si è staccato e ha segnalato immediatamente alla maglia rosa le difficoltà di Fabio Aru, che lo vedete a ruota di Kangert, non ha reagito oggi, ha lasciato andare immediatamente la maglia rosa. Mikel Landa viene segnalato con un ritardo di 45 secondi. Dunque Alberto Contador ha sfruttato il lavoro di Roman Kreuziger solo all'inizio, ma veramente solo nelle primissime rampe di questa lunga salita verso il GPM di Monte Ologno, e poi ha preso personalmente la responsabilità di dare forse il colpo del KO, perché ancora una volta sta facendo una cosa eccezionale Alberto Contador, che è riuscito a scrollarsi di dosso anche la presenza di Steven Kruijswijk. Alberto Contador è da solo adesso. E lo vedete invece sulla destra, Landa, Mikel Landa alla ruota di Luis Leon Sanchez, che sta recuperando posizioni, ma Alberto Contador è partito, guardate con che piglio, non è assolutamente uno scatto tanto per far vedere qualcosa, questo ha il piglio di voler andare a fare un'impresa oggi, perché sta sfruttando a suo favore, come hanno provato a fare l'altro giorno alla Prica Fabio Aru e Mikel Landa, la situazione che si è creata, e senza nessun timore, quando mancano più di 40 km al traguardo, saranno 45-46 per Alberto Contador, perché i 42 indietro, che vedete certo in alto sono per gli uomini di testa, se ne va tutto solo lasciando sul posto Roman Kreuziger e Steven Kruijswijk, che continua a cercare di avvicinarsi ad Alberto Contador, che invece continua ad andarsene sempre più. Sta scavando un solco sempre più profondo tra la propria leadership e gli altri uomini di classifica, Fabio Aru e soprattutto Mikel Landa, e fra l'altro rispetto a quello che abbiamo visto l'altro giorno sul Mortirolo, adesso sa Contador che non potrà neanche trovare strada facendo, o almeno per i prossimi chilometri, dei corridori che gli possono fare un po' dei punti da punto di riferimento, perché sono lontanissimi gli uomini della fuga. Sono lontanissimi, probabilmente recupererà qualcuno, ma sono corridori che non hanno naturalmente la possibilità di aiutarlo. Si sta impegnando veramente in qualcosa che, se dovesse riuscire, è una vera e propria impresa, perché la corsa gli ha messo su un piatto d'argento una situazione da sfruttare a proprio favore, non ha nessuna remora, nemmeno diciamo così morale, perché l'altro giorno è stato lui a subire la stessa situazione e se ne sta andando tutto solo. Torniamo adesso da Andrea De Luca.
alle spalle dei 5 battistrada, continua l'ottimo forcing da parte di Manuel Bongiorno, in questo momento viene affiancato e della Cruz, un cenno d'assenso tra i due, stanno facendo un solco i 5 tra loro e i due primi seguitori che sono i due corridori più esperti del gruppo, Gilbert e Chavanel, adesso hanno 25 di secondi di vantaggio, allora ripeto 25 secondi il vantaggio dei 5 nei confronti degli immediati seguitori, Chavanel e Gilbert, a voi la linea. Grazie, grazie Andrea, intanto vediamo che Alberto Contador ha 9 minuti adesso da recuperare sulla testa della corsa, mentre è Luis Leon Sanchez che sta cercando per quanto possibile di pilotare in questa prima parte della salita Mikel Landa all'inseguimento di uno scatenato Alberto Contador. Poteva anche permettersi di gestirla questa situazione e invece anche oggi intanto termina il proprio lavoro Diego Rosa, ha terminato il proprio lavoro anche Luis Leon Sanchez e adesso è una sfida diretta, anche se a distanza, quella tra Alberto Contador e Mikel Landa. Eccolo qua da solo Landa. Erano 45 secondi un chilometro fa la differenza tra Alberto Contador e di Mikel Landa, che ora non ha più la possibilità di sfruttare. Guardate, se diamo per buono questo quasi due minuti, questa grafica, no, sono 1,40 il distacco tra Alberto Contador e Mikel Landa, ma andiamo cauti, cerchiamo di capire bene come sta la situazione. Ora uno scontro frontale, anche Mikel Landa è solo, naturalmente più avanti incontrerà Kangert e Fabio Aru e quindi lì potrà fare forza, potrà farsi forza anche con i due compagni di squadra che tenteranno a questo punto di riportarsi, impresa non semplice, su Alberto Contador. E adesso andiamo da Max Lelli che sta seguendo la salita di Mikel Landa, vai Max. Francesco, sta salendo molto bene Landa, si vede benissimo che sta rimontando, la cadenza è molto buona, abbiamo trovato un run che era completamente piantato, non riusciamo ad andare su, in questo momento la velocità di Landa è intorno a 25 all'ora. Purtroppo è rimasto solo e dovrà cercare veramente di gestire bene questo sforzo perché insomma non è facile, questa salita è molto dura, è molto impegnativa, in questo tratto addirittura siamo intorno al 10%, dietro di lui c'è l'ammiraglia che gli sta dando i giusti consigli per come spendere le sue energie. A voi. Eccolo qua Mikel Landa che adesso piano piano sta cercando di recuperare, ha ripreso dei corridori, tra di loro anche Diego Ulissi. Allora Max, vista la tua posizione, cerca di risalire con la moto, di andare su Alberto Contador, così ti puoi fermare per aspettare di nuovo Landa e darci così il rilevamento cronometrico esatto sul vantaggio di Alberto Contador nei confronti del Basco della Astana. E poi quando avrai chiaramente il dato ci puoi chiedere nuovamente la linea. Attenzione anche Diego Ulissi sulla ruota di Landa Meana, sta cercando il toscano e il livornese di tenere il ritmo del basco che invece è impegnato nel suo tentativo di recuperare. Si sta creando questa situazione un po' strana perché nel gruppettino all'inseguimento di Alberto Contador c'è Kangert, compagno di squadra di Aru che vedete nell'ultima posizione, indietro, ma nel frattempo c'è Landa da aspettare. È una situazione un po' strana da parte dell'Astana perché prima di impegnarsi e andare a fondo nell'inseguimento giusto alla maglia rosa che se ne sta andando tutto solo, forse è il caso di attendere il rientro di Landa, perché Landa è il secondo in classifica generale e come abbiamo visto finora l'unico all'altezza di Alberto Contador quando la strada sale, quindi un momento in cui l'Astana si sta muovendo. Forse esistono delle frizioni all'interno della formazione, non è ben chiaro come ci si debba muovere. E adesso può diventare importante da un punto di vista tattico anche la posizione della Movistar, perché lì davanti che c'è anche Andrea Amador. Amador che è il quarto della classifica generale, infatti adesso è proprio la Movistar che sta facendo il ritmo nel gruppetto con Kangert e soprattutto con Fabio Aru, sfruttando il lavoro di Ruben Fernandez che sta cercando di aiutare il suo capitano, vale a dire Andrea Amador. Una situazione complicata per molti, parliamo degli uomini di classifica naturalmente, la caduta che è avvenuta qualche chilometro prima di attaccare la dura salita di Monte Ologno ha praticamente rovinato i piani di molte formazioni e Alberto Contador ne sta approfittando, lui che normalmente è attento e ha denunciato tra virgolette quanto il suo disappunto era chiaro all'arrivo alla Aprica per quanto era successo l'attacco della Katiuscia ma soprattutto della Astana.
nel momento in cui forò scendendo dalla Prica. Oggi non ha nessuna remora e si è lanciato in questo attacco che probabilmente non avrebbe fatto se non fossero accaduti i fatti di Aprica. E poi sicuramente sarebbe stato difficile, no, prevedere un Alberto Contador all'attacco fin dall'inizio della salita di Montelogno, però come hai detto giustamente prima, Silvio, gli è stata servita su un piatto d'argento questa possibilità di dare davvero il colpo del KO definitivo, soprattutto libero da qualunque preoccupazione, usiamo un parolone, preoccupazione etica, però insomma dopo quello che è successo l'altro giorno alla Prica nessuno può dire niente ora a Contador. Mentre qui con le immagini siamo su Matteo Busato e Peter Bening, facevano parte del gruppetto di testa, abbiamo sentito, sono rimasti in cinque davanti Della Cruz, Nocentini, Buongiorno, Moanar e Konstantin Siuzu. Sta perdendo contatto anche Maxim Belkov, che presto potrebbe essere ripreso proprio da Busato e da Bening, tutti uomini questi che facevano parte della fuga iniziale. E questo intanto è il gruppetto con Chavanel, con Nocentini, con Moanar, è rientrato anche Philippe Gilbert. Questo è sempre il gruppo Kangert, con Aru, con loro c'è anche la maglia azzurra, leader della classifica del Gran Premio della Montagna di Steven Kruijswijk, e soprattutto ci sono due uomini, sta arrivando anche un terzo uomo della Movistar, da seguire quello che riuscirà a fare Andrei Amador. Andiamo da Max Lelli, vai. Francesco, è passato Contador, subito dietro a 20 secondi Eisedal. A 37 un gruppetto dove c'è Aru che sinceramente non l'ho visto molto bene, mentre Landa ha 1 minuto e 09, a voi. Dunque Max, 1 minuto e 09 il ritardo di Landa da Contador? 1.09 da Contador. Perfetto, grazie Max. Questa è una situazione chiaramente data con grande precisione da Max Lelli. E qua rivediamo con il nostro replay particolare, l'ultra motion, la azione di Alberto Contador. Chiaramente attendiamo un prossimo aggiornamento da parte di Max per capire se Contador sta guadagnando nei confronti di Aru e di Lando, seppure sono riusciti adesso abbastanza a stabilizzare il proprio ritardo dallo spagnolo. Dovrebbe avere circa un 20-25 secondi di ritardo Michel Landa da questo gruppettino che vediamo inquadrato, il gruppettino dove c'è Fabio Aru con Tanel Kangert. Allora, in questa situazione io non dico che l'Astana deve fermare Fabio Aru, che è il terzo della classifica generale, ma Tanel Kangert probabilmente forse andrebbe sì fermato e mettersi a questo punto a lavorare per aiutare Michel Landa a rientrare intanto su quel gruppettino lì e poi recuperare un po' le forze e iniziare a organizzarsi per cercare di parare il colpo nei confronti dell'attacco spettacolare che sta portando Alberto Contador. Intanto Michel Landa sta adesso non ha una gran bella lata, di sfruttare i vari punti di riferimento rappresentati dai corridori che incontra lungo la propria ascesa. Adesso era a ruota di Zardini, avevano appena superato Michael Rogers. Andiamo da Andrea De Luca. Aggiornamento in testa alla corsa perché in contrada Basciada si impenna paurosamente la strada con due tornanti che si guardano in faccia, erano ritornati in sette con rientro di Chavanel e Gilbert, ma appena la strada ha preso una pendenza del 18% non hanno retto il ritmo Chavanel, Gilbert e anche Rinaldo Nocentini, quindi adesso sono in quattro i battistrada per la vittoria di questa tappa. A voi la linea. E li abbiamo visti proprio con De La Cruz insieme a Buongiorno, che mi sembrava il più attivo del quartetto di testa, che comprende anche Siuzu e Moanara della BMC. Mentre intanto rilancia danza la propria azione Alberto Contador con questa pedalata davvero entusiasmante, perché sembra quasi non fare fatica lo spagnolo. Sembra quasi non fare fatica, danza, la danza sui pedali, la caratteristica andatura con cui sale Alberto Contador, mentre non ha certamente la pedalata dell'altro giorno sul Mortirolo Michel Landa. Allora, sbaglio Silvio, da quello che stiamo vedendo finora non sembra una giornata super per Landa. Non sembra una giornata super, rovinata anche da quell'imprevisto. Ora sarebbe importante per lui rientrare sul gruppettino che ha davanti, dove c'è appunto Fabio Aru, dove c'è anche il compagno di squadra Tanel Kangert, e poi riordinare le idee e cercare con la lucidità
di provare naturalmente a contrastare l'azione spettacolare che nel frattempo ha messo in atto, sta mettendo in atto Alberto Contador. È lunga ancora per arrivare al Gran Premio della Montagna, perché mancano poco meno di 39 chilometri alla conclusione, ma per la testa della corsa, mentre Contador a circa 8 minuti di ritardo dagli uomini che vediamo ora inquadrati, che stanno affrontando uno dei tratti più duri di questa salita, con De La Cruz, buongiorno, Siuzzu e Moinara. Andiamo da Max Lelli, vai Francesco, aggiornamento. Allora Contador subito dietro Ezedal a 16 secondi, poi è passato il gruppetto di Auru a 48 guidato da Fernandez della Movistar, e poi è passato Landa a 1 minuto 02 che è proprio qui davanti a me, che si sta accodando al gruppettino di Auru. A voi. Dunque, rispetto al rilevamento cronometrico che ci avevi dato in precedenza, Max ha guadagnato circa 7-8 secondi Mikel Landa, che dunque... No, adesso è rientrato, giusto? È rientrato sul gruppettino Aru. Gruppettino di Aru, sempre condotto dagli uomini della Movistar, anche Andrea Amador. Sta rientrando Mikel Landa. E ora si uniranno le forze, naturalmente. Gli interessi sono comuni, Astana e Movistar. E non dimentichiamo che Andrea Amador occupa la quarta posizione in classifica generale. Abbiamo visto che c'è anche Genier con Trofimov. Allora, adesso potrebbe crearsi una sorta di alleanza in questo gruppo, no? Tra i Movistar e gli Astana. Hanno tutti lo stesso interesse, ma naturalmente l'Astana e la Movistar hanno dei compagni di squadra, i leader di queste formazioni hanno dei compagni di squadra che si possono impegnare, ma davanti c'è la maglia rosa che sta facendo un numero veramente di alta scuola. E quindi per reagire servono uomini di primissimo livello, e quindi saranno i capitani che dovranno cercare, nel momento in cui finiranno le forze dei loro compagni di squadra che sono insieme a loro, di cercare di reagire a quanto sta facendo di spettacolare Alberto Contador, che continua danzando sui pedali, ad avvicinarsi anche a chi sta guidando la corsa, perché ha recuperato praticamente 4 minuti da quando è iniziata la salita. Per la testa della corsa mancano meno di 3 km al Gran Premio della Montagna, circa 2 km la differenza tra la testa della corsa e Alberto Contador. E torniamo da Andrea De Luca. Siamo alle spalle dei quattro battistrada con Siuzzu e Francesco Manuel Buongiorno, che sono i più attivi. Ha dato qualche cambio anche della Cruz, mentre invece Moinard non l'abbiamo mai visto andare in testa. Mi volto indietro, non vedo più né Chavanel, né Gilbert, né Nocentini. C'è un tratto della salita che è veramente duro, assomiglia molto al Mortirolo come pendenze. Sono 2 chilometri impressionanti, e quindi grande, grande fatica per Chavanel e Gilbert, che non hanno il passo agli scalatori. Buongiorno dovrà cercare di staccare la compagnia prima del GPM, perché lui non è fortissimo in discesa. A voi la linea. Grazie Andrea. E mentre stavi parlando, siamo andati proprio a cercare con le nostre immagini il gruppo dei più immediati inseguitori, con Gilbert, con Chavanel e con Rinaldo Nocentini. Qua invece siamo sul gruppo con Mikel Landa e Fabio Aru, rispettivamente sono il secondo e il terzo della classifica generale. Mentre arriva la notizia dei ritiri di Brooks per quanto riguarda l'otto sodale di Lobato, vittime di incidenti, di cadute prima di iniziare la salita verso Monte Ologno. E vediamo che Mikel Landa sta con il rapportino agile invece cercando di recuperare energie, prima probabilmente che lui a cercare di reagire insieme ai propri compagni di squadra a quanto sta facendo Alberto Contador, che lo vedete continua con la determinazione, la stessa determinazione con cui ha lanciato questo attacco ai rivali diretti. È appena passato sotto l'arco che indica 40 chilometri alla conclusione, una forza davvero eccezionale da parte di Contador, Silvio, anche a livello mentale, perché si è preso fin dall'inizio di questa salita la responsabilità di farla a tutta da solo, sapendo che non avrebbe trovato altri punti di riferimento lungo l'ascesa. Aveva la possibilità di sfruttare ancora per qualche chilometro Roman Kreuziger, che però riusciva ad andare ad una certa velocità, non a quella che invece aveva intenzione di imporre e di impostare Alberto Contador, che è partito dalla ruota del compagno di squadra dopo poche centinaia di metri di salita, lanciandosi tutto solo in questa spettacolare azione.
Adesso ci sono due uomini della FDJ, sono Elizonde e Genier, che è l'uomo di classifica, poi Zardini, abbiamo visto Aru, Kangert con Mikel Landa, sono i tre uomini della Astana, poi tre uomini anche per la Movistar, compreso il quarto della classifica generale, vale a dire Andrei Amador, c'è anche Van den Broek, questo è il pezzo più duro della salita, quello che sta affrontando Contador. Ma torniamo da Max Lelli, vai! Francesco, siamo passati proprio ora sotto il cartello meno 40 all'arrivo, praticamente Eseda a 21 secondi, il gruppetto di Landa e Aru sono a 56, ma questo pezzo qua vedo un po' in difficoltà Aru, non riesce più a rimanere concentrato, qua è un pezzo addirittura al 12%, a voi. Allora 56 secondi, segno evidente che il gruppo del tirato sempre dalla Movistar praticamente ha riguadagnato altri 6 secondi ad Alberto Contador, che affrontando quella rampa al 18%, come ci aveva segnalato Andrea De Luca, cercava di approfittare dei tornanti per capire dove sotto fossero i suoi avversari. Probabilmente Alberto Contador ha capito che comunque si è accollato dei rischi non indifferenti, è un uomo oltre che fortissimo, un vero e proprio fuoriclasse, anche un uomo che non perde mai la lucidità e anche in questo momento sta cercando comunque di gestire la situazione senza dare fondo a tutte quelle che sono, potrebbero essere le sue attività. C'è ancora una tappa molto impegnativa domani, la tappa molto impegnativa di sabato, e non dimentichiamo che lui ha nel mirino la volontà di vincere questo giro e insomma probabilmente è un progetto assolutamente raggiungibile, ma poi ha anche in programma di fare doppietta al Tour de France, quindi quest'ultima settimana la deve gestire con grande attenzione. Sta comunque sfruttando l'occasione che il destino gli ha posto davanti, lanciandosi in questo coraggiosissimo attacco, e qui vediamo purtroppo le difficoltà di Fabio Aru. Sì. Anche oggi una giornata difficile per Fabio Aru, sai cosa mi ha preoccupato? Vedere Kangert che continuamente si volta per capire se Aru è sempre alla sua ruota. Naturalmente l'estero sono è segnali, grande esperienza. Ma non sono troppo positivi. No, non sono segnali positivi, anche perché stanno affrontando anche il gruppetto Landa, Aru, stanno affrontando il tratto più impegnativo di questa salita, quello in cui ha impegnato Rosa Alberto Contador. Allora sicuramente difficile che a questo punto, era una delle nostre ipotesi, ma difficile che ci possa essere un obiettivo comune per Movistar e per Astana, anzi adesso la Movistar deve cercare di affondare il colpo per approfittare del momento di difficoltà di Fabio Aru. Sì, c'è anche questa situazione da tenere in considerazione. Fabio Aru, che nel frattempo ho visto ha già perso qualche metro, questa immagine dall'elicottero non ci consente ora di vedere quale sia la situazione, perché la corsa sta transitando sotto questa vegetazione, ma Fabio Aru aveva iniziato a perdere qualche metro rispetto al gruppetto di cui fa parte e sotto il ritmo incalzante della Movistar. Anche Koenig con Caruso, Genier con Van den Broek fanno parte del gruppetto con gli uomini della Movistar, con Andrei Amadore, con Aru e Landa. Questi invece sono i quattro al comando: De La Cruz nell'ordine, Siuzu, poi Buongiorno e Moinard. Torniamo da Max Lelli. Sono proprio dietro Aru, che ha perso 40 metri sul gruppetto di Landa. C'è Kangert che lo sta incitando, gli ha dato l'acqua, cerca veramente di rimanergli accanto, ma la pedalata del cavallino sardo non è la migliore, cerca di andare su molto agile, la frequenza di pedalata è molto alta, ma purtroppo la velocità non è altissima. Più o meno abbiamo 50 metri in questo momento dal gruppettino di Landa. A voi. Ai ai, è dura adesso per Aru, anche perché mancano ancora 2,5 km, è 3 km allo scollinamento per il gruppo, appunto con Landa, Amador e Aru, mentre ormai sono in vista del Gran Premio della Montagna. Sono vicini allo scollinamento i quattro di testa della Cruz, Siuzu con Buongiorno e Moinard, a meno di 8 minuti, così è segnalato il ritardo di Alberto Contador. La situazione allora: in alto a sinistra i quattro uomini al comando, in alto a destra i più immediati inseguitori con Nocentini, Chavanel e Gilbert, in basso a sinistra Alberto Contador, che ha fatto problema attenzione, meccanico per Alberto Contador, è scesa la problema meccanico per Contador, è scesa la catena, vediamo se riesce a, ecco, è ritornata su grazie all'intervento del meccanico.
Oh, ma un'emozione dietro l'altra anche in questa tappa. Ne sta venendo fuori una tappa incredibile anche oggi, con Alberto Contador che quasi è stato costretto a mettere piede a terra proprio perché non riusciva a mettere a posto la catena. Poi è riuscito a ripartire con l'aiuto anche del meccanico. Fortuna di Contador che era passata nel tratto con la strada un po' più larga l'ammiraglia, perché altrimenti sarebbe stato un problema grosso per Contador. Ma se fosse stato da solo. Che prontezza ha avuto il meccanico? Pensiamo anche a queste cose che fanno la differenza, eh? Non pensiate siano cose banali. È passato dal 53 al 39 e la catena è scesa. È stato prontissimo anche lui a cercare di rimetterla immediatamente, ma il meccanico ha avuto una mossa velocissima, ha capito immediatamente qual era il problema, è sceso dalla bici e pensate che la velocità, praticamente il corridore su queste pendenze si ferma in un attimo, in pochissimi metri, e ha spinto Alberto Contador che è riuscito a far risalire la catena e a rilanciare l'azione con la cattiveria che avete visto. Quando si pensa al GPM, ai dettagli, alla prontezza, all'esperienza anche del corridore, ma alle persone che lavorano e che seguono passo passo, giorno dopo giorno, anche nelle lunghe giornate di allenamento durante l'inverno, appunto un corridore, un campione come Alberto Contador. Qua intanto è Giovanni Visconti che adesso sta facendo il ritmo per Andrei Amador. Questi invece sono i passaggi al Gran Premio della Montagna, dove i punti li va a prendere una prima categoria Manuel Buongiorno davanti a Siuzzu e De La Cruz. E rivediamo, guardate, Contador, appena si rendono conto dall'ammiraglia che sta avendo dei problemi, scende subito il meccanico che hai visto, stava già guardando la bici, pronto a cambiare addirittura la bici. Quando ha capito che invece era solo un problema della catena scesa, si è concentrato sull'aiutare Alberto Contador con quella spinta e consentendogli a questo punto di ripartire. Mentre qui c'è il passaggio di Gilbert, di Nocentini e di Chavanel al Gran Premio della Montagna con 50 secondi di ritardo. Andiamo da Andrea De Luca che ha già cominciato la discesa. Andrea, passati sotto il cartello dei meno 35 i quattro battistrada, abbiamo iniziato questa discesa, strada molto stretta, asfalto terroso, non perfetto il manto stradale, una discesa molto difficile, molto tecnica, abbiamo già affrontato una serie di tollanati, ma soprattutto ci sono tutta una serie di curve in costa alla montagna che sono difficili da interpretare per i corridori, quindi dovranno prestare molta attenzione. Dopo qualche chilometro cambia l'asfalto, diventa più bello. A voi la linea. Grazie, grazie Andrea. E qua stiamo vedendo intanto Kangert che sta continuando a fare un ritmo non particolarmente indiavolato, perché così metterebbe in croce Fabio Aru. Con loro c'è anche Van den Broek che ha perso contatto, mentre più avanti il gruppetto sempre più sfaldato dall'azione di Giovanni Visconti. Eccoci qua in discesa con Nocentini, con Gilbert e con Chavanel. Ma andiamo da Max Rally. Bravissimo Aro, è stato eccezionale perché sembrava proprio alla deriva, invece ha avuto quasi, non lo so cosa, ha avuto proprio una smorfia di provare a riagganciarsi. Siamo passati ora ai 2 chilometri dal campionato della montagna. Kangert sta facendo un grande lavoro, ma ormai siamo dentro, ci stiamo riagganciando in questo momento al gruppettino di Landa. Un applauso veramente a questo cavallino, a voi. Davvero, davvero bravo Fabio Aru, perché ancora una volta ha rischiato, così come era stato l'altro giorno sul Mortirolo, di andare alla deriva e invece più che con le gambe, con la testa, è riuscito a reagire. È un Giro d'Italia difficile, difficilissimo in quest'ultima settimana per Fabio Aru, che però, Silvio, oggi conferma, al di là di quello che sarà il risultato finale, di essere un ragazzo davvero con una gran testa. Carattere e determinazione sono doti assolutamente necessarie per chi vuole, come Fabio Aru, avendo nelle capacità naturalmente le caratteristiche, un giorno lottare per la vittoria in una grande corsa a tappe. Sta facendo un lavoro straordinario Tanel Kangert, che si disinteressa totalmente di Landa, lo ha fatto fin dall'inizio della salita, e si sta concentrando solo ed esclusivamente su Fabio Aru. Ma segnaliamo un altro grande che oggi sta facendo un lavoro straordinario, vale a dire Giovanni Visconti, che con la sua andatura sta creando difficoltà a tutti, e vedete che mantiene comunque le distanze da Alberto Contador, perché è intorno al minuto la differenza tra la maglia rosa all'attacco fin dall'inizio della salita verso Monte Ologno, Gran Premio della Montagna verso Monte Ologno, e il gruppettino Amador, Landa, Aru.
Questi, dopo gli uomini al comando, i quattro davanti sono i più immediati inseguitori, facevano anche loro parte della fuga iniziale, dunque Chavanel con Gilbert e con Nocentini. Li abbiamo visti in salita perché dopo il Gran Premio della Montagna non comincia immediatamente la discesa, ma ci sono altri due strappi per arrivare a Piancavallo, che è a quota 1234, breve discesa e poi ci ricongiungiamo all'Alpe Segletta sulla finale della tappa del 92, giusto? Dove poi inizia effettivamente la discesa che porterà verso Verbania, rincontreranno la pianura a 4 km dall'arrivo, a circa 10-15 km dall'arrivo un altro strappettino che intramezza appunto la discesa da Premeno, si salirà ancora per qualche chilometro. Andiamo subito da Max Lelli, vai! Max? Afferrato Visconti, bravissimo il meccanico che ha cambiato la bici, in questo momento lo sta spingendo per rilanciarlo, avrà perso 50 metri, veramente hanno fatto un capolavoro il meccanico e il direttore sportivo, sta rientrando sul gruppetto di Aro e Landa, bravissimi la Movistar, a voi. Avevamo visto infatti che era rimasto da solo Amador, però credevamo che avesse terminato il proprio lavoro, che non ce la facesse più Giovanni Visconti, abbiamo visto poi anche con l'inquadratura dall'elicottero che stavano recuperando la bici gli uomini della Movistar, bloccando anche tutte le altre ammiraglie. Raccomandazione per Max Lelli: quando comincerà la discesa mantieni la posizione, Max, il mio consiglio, alle spalle di questo gruppo, così potrai verificare bene lo svolgersi di questa azione nella pericolosissima discesa dopo il GPM di Monte Ologno. Mentre sulla sinistra vedete Alberto Contador che ha rallentato leggermente la propria marcia e continua a voltarsi perché ha qualche decina di metri dietro Ryder Ezedal, che potrebbe essere, ecco, la lucidità, insistiamo. Bravo, sulla lucidità del fuoriclasse spagnolo, potrebbe essere un elemento, una volta scollinati al Gran Premio della Montagna, molto utile, perché Ryder Ezedal avrebbe come obiettivo quello di andare al massimo delle proprie possibilità, quindi aiutare Alberto Contador, perché deve recuperare posizioni in classifica generale, perché è decimo alle spalle di Genier, alle spalle di Kruijswijk, alle spalle di Caruso, di Koenig, di Trofimov, tutti i corridori che sono con Landa e Aru, quindi la possibilità oggi per un Ryder Ezedal in direi che ha raggiunto una condizione veramente molto interessante anche lui, e ad Alberto Contador sta sfruttando, sfrutterà anche questa situazione che la corsa gli sta presentando. Il fatto che sia esplosa la corsa dietro tra i big della classifica generale non deve comunque farci dimenticare quanto stanno facendo i quattro uomini al comando, e questi che sono i tre più immediati inseguitori: Chavanel, Nocentini e Gilbert, e questi invece sono i quattro battistrada: Ciuzzu con De La Cruz, Moinard e uno splendido Francesco Manuel Bongiorno. Ecco intanto che Ezedal si sta riportando, sta rosicchiando centimetro dopo centimetro e si sta riportando su Alberto Contador, che lo avevamo detto subito all'inizio della discesa non avrebbe avuto punti di riferimento in salita, ma ora può trovare con Ezedal un aiuto importantissimo nel primo tratto della discesa. E tra l'altro un cavallino, così per usare un termine caro a Max Lelli, un cavallino Ryder Ezedal che potrebbe dargli una grossa mano. Vedete che lo sta aspettando, nel frattempo recupera energie anche Alberto Contador, perché si è lanciato in questo attacco che ci vuole coraggio per farlo. Mancavano 45 km dall'arrivo quando è partito. È rientrato anche Van den Broek con Koenig, con Damiano Caruso, c'è Zardini, c'è Kruijswijk, Trofimov, i due della Astana, anzi i tre della Astana, Kangert, Landa e Aru, i due della Movistar, perché su Amador è riuscito a riportarsi anche uno splendido Giovanni Visconti. Ormai è in vista del Gran Premio della Montagna Alberto Contador, dunque avremo anche la possibilità di un rilevamento cronometrico esatto per vedere il suo vantaggio nei confronti di Aru e Landa. Allora, lui è transitato con 7.43 di ritardo. Andiamo da Andrea De Luca adesso. Sempre alle spalle dei quattro sono iniziate le schermaglie. Prima una fiondata di La Cruz assaggiare. Adesso parte Bongiorno, parte Manuel Bongiorno proprio in questo momento. Parte con uno scatto secco, alle sue spalle il pronto a reagire Moinard. Si infiamma la corsa in testa, si infiamma la corsa in testa con Manuel Bongiorno. A voi la linea. Grazie Andrea, il primo a farne le spese dopo questa sciabolata di Francesco Manuel Bongiorno, almeno così sembrava, è Konstantin Ciuzzu. Ricordiamo ancora che ci sono altre due
due rampe dopo il Gran Premio della Montagna, perché quella che stanno affrontando ora Contador con Heisel non sarà una lunga discesa verso Verbania, ma bisogna andare prima ad affrontare lo strappo di Piancavallo, poi quello di Alpe Segleta, quota 1215. Ed è proprio verso Alpe Segleta che ha portato l'attacco Francesco Manuel Bongiorno. Siuzzu ha dato l'impressione di non essere in grado di seguire, ma lui non è un corridore che sa scattare, lui deve salire con regolarità, quindi attenzione perché il bielorusso potrebbe essere un cliente ancora pericoloso per ritardo la del gruppo di Landa e Aru, 7.50, dunque 1 minuto e 7. Un minuto ritardo di Landa e Aru e Amador nei confronti di Contador, mentre davanti sono ritornati ancora in quattro. Vedete che Konstantin Siuzzu, facendo leva sulla sua regolarità, è riuscito a ritornare sugli altri tre compagni di fuga che stanno salendo verso Alpe Segleta, dove poi inizierà decisamente la discesa verso Verbania. Emozioni forti anche nella 18ª tappa del Giro d'Italia da Melide a Verbania, 170 km con la salita inedita di Monte Ologno. Poco prima di arrivare all'inizio della salita una caduta ha spezzato il gruppo in due, sono rimasti indietro il secondo e il terzo della classifica generale, vale a dire i due Astana, Michel Landa e Fabio Aru. Ha attaccato Alberto Contador con la sua squadra approcciando la salita verso il GPM di Monte Ologno, una salita che Alberto Contador ha fatto tutta all'attacco, tutta da solo. Momento di crisi per Fabio Aru, che poi è riuscito a recuperare, così come è riuscito a recuperare Michel Landa. Sono transitati alla GPM con un ritardo di 1 minuto e 05 da Alberto Contador in una tappa che continua a regalare grandissime emozioni. Al comando sono in quattro, facevano parte della fuga iniziale con un attivissimo Francesco Manuel Bongiorno, con lui Amuel Buanar della BMC, De La Cruz della Etix Quick Step e poi c'è anche Siuzzu del Team Sky. Eccolo Alberto Contador, che proprio in vista del Gran Premio della Montagna è stato raggiunto dal rider Esiedal, un compagno di strada da qua alla fine che potrebbe risultare preziosissimo per la maglia rosa. E vedete che hanno già capito che gli interessi collimano, quelli di Alberto Contador che vuole portare a termine questo suo spettacolare attacco che ha portato ai diretti rivali in classifica generale, e l'obiettivo naturalmente di rider Esedal, che occupa la decima posizione in classifica generale guidata da Alberto Contador, che ha la possibilità, recuperando terreno, di migliorare la propria classifica. Il canadese già vincitore di un Giro d'Italia, mentre davanti, attenzione, abbiamo sempre i quattro che hai citato alle loro spalle con 50 secondi di ritardo, Nocentini, Gilbert, Chavanel, sui quali si è riportato un brillantissimo Matteo Busato, che in salita all'inizio sembrava uno dei più in difficoltà, invece poi con regolarità è riuscito a recuperare energie e ora si trova con il quartetto a 50 secondi dal quartetto di testa. Tutti uomini, quelli che hai appena nominato Silvio, che facevano parte della fuga iniziale. Questo è invece il gruppo di Aru e di Landa, chiuso da Edoardo Zardini. Di questo gruppo, fra gli altri, fanno parte anche Visconti con Amador, che è il quarto della classifica generale. C'è Kangert insieme a Landa e Aru, poi abbiamo visto Kruusbeek con Van den Broek, con Koenig, con Genier, che con sé ha Elizonde, questi ultimi due sono della FDG, e c'è anche Leopold Koenig del Team Sky. A fare l'andatura nel gruppo Aru Landa sempre uno straordinario Giovanni Visconti, vittima di una salendo verso il Gran Premio della Montagna di Monte Ologno, un velocissimo cambio di bicicletta anche qui da parte dell'ammiraglio e del meccanico della Movistar, un'azione che sembrava più da Gran Premio Formula 1 che da una gara ciclistica per il pochissimo tempo in cui è stata realizzata, e Giovanni Visconti si è portato nuovamente in prima posizione a fare l'andatura in favore di Andrea Amador, suo compagno di squadra, quarto in classifica generale. Obbligatorio ricordare sempre nel gruppo di Landa, Aru e Amador la presenza anche di Trofimov e poi soprattutto di Franco Pellizzotti, non lo avevamo mai citato, ma c'è anche Franco Pellizzotti in quel gruppo. Mentre qui un rallenti relativo all'azione di Ryder Esiedal, che si è posto immediatamente al comando, hanno parlato con Alberto Contador, insomma sono due corridori molto esperti e gli interessi e gli obiettivi nella tappa di oggi collimano per entrambi, e quindi è necessario e opportuno avere la massima collaborazione, e Alberto Contador la sta trovando opportunamente in Ryder Esiedal. Andiamo adesso in corsa, cominciando con la motocronaca di Andrea De Luca, vai!
Andrea. Allora c'è qualche problema adesso con il collegamento audio con De Luca, proviamo ora con Max Lelli, però attenzione perché anche Davide Villella, che faceva parte della fuga iniziale, adesso lo stanno trovando per strada Esiedal e Contador. Villella può dare un'ulteriore mano. E darà un'ulteriore mano e darà tutto ciò che ha naturalmente il giovane Davide Villella in funzione del proprio capitano di Rider Esiedal, e ad Alberto Contador si trova in una situazione ancor più favorevole alla sua azione, perché ora sfrutteranno entrambi i Rider Esiedal e Alberto Contador quanto può ancora dare un Davide Villella che faceva parte del gruppo in fuga. Andiamo da Max Lelli. Bravissimo Visconti, che sta andando su molto forte, sta facendo un grande lavoro. In questo momento la salita non è durissima, più o meno il 3%, ma stiamo andando su a 24 all'ora. Grande Franco Pellizzotti, che si è agganciato gli ultimi 500 metri del Gran Premio della Montagna, il primo tratto di discesa, non vi dico com'era brutta, abbiamo fatto fatica veramente a rimanere dietro a questo gruppo. Zardini è sempre lì a 2-3 metri, che cerca veramente di dare il massimo per rimanere in questo gruppo. Mi sembra che Arun pedali un pochino meglio, a voi. Allora Max, quando ti sarà possibile cerca di superare questo gruppo e di riportarti sul terzetto con Villella, Esiedal e Contador, così potrai fare un altro stop cronometrico e darci il vantaggio di Contador rispetto a Landa e Aru, chiedendo come sempre il permesso alla giuria per poter passare questo gruppo che stiamo vedendo adesso inquadrato. Appena rientrato, è partito, ha tirato dritto Philippe Gilbert, contando anche sul fatto che in quel momento c'era in testa al gruppetto al comando il suo compagno di squadra Amuel Mouanar, e dunque Gilbert adesso è da solo al comando. Questo è il proprio stato l'attimo in cui è rientrato, eccolo qua, Philippe Gilbert, il primo a rientrare tra i quattro all'inseguimento, che sfruttando anche il fatto che aveva il compagno di squadra davanti, che naturalmente non avrebbe reagito, ha preso il là e lo spunto, lui grande campione da corse di un giorno, per cercare di sfruttare a proprio favore questa situazione. E ora Philippe Gilbert può contare sul fatto che Mouanar andrà a fare da stopper e a tamponare tutti coloro che proveranno a reagire. E dietro si studiano, ma Gilbert sta andando. Vediamo che adesso prova con questa azione Francesco Manuel Buongiorno, proprio con lo stesso Mouanar, che logicamente si piazza sulla sua ruota, come dicevi Silvio, nel ruolo di stopper. Torniamo da Andrea De Luca. Impressionante l'azione di Philippe Gilbert, ha tirato dritto come un missile, ha passato a doppia velocità quello che era la testa della corsa, adesso ha già un vantaggio di una quarantina di metri, complice il fatto che si sono un po' guardati le sue spalle, poi Manuel Buongiorno ha rotto gli indugi e adesso è iniziato con il cartello anche dell'organizzazione la discesa, e quindi ha un bel vantaggio Philippe Gilbert. A voi la linea. È nella discesa adesso verso Verbania Philippe Gilbert, e dobbiamo spendere due parole su questo sito, che è davvero un grandissimo campione per i suoi risultati e soprattutto per l'atteggiamento con il quale sta onorando, io credo si possa davvero dire che Philippe Gilbert sta onorando il Giro d'Italia. Ed è questo a mio avviso, Francesco, che va sottolineato, perché abbiamo visto in passato, anche in un passato recente, tanti grandi campioni che sono venuti al Giro semplicemente per allenarsi e per portare a spasso la bicicletta, non è certamente il caso di Philippe Gilbert. Ha vinto una tappa, sono arrivate le grandi montagne, l'ultima settimana con le grandi montagne, dunque ci si sarebbe anche potuti aspettare un ritiro da parte di Philippe Gilbert, e invece no, lui è ancora in corsa. Ieri ha provato a sorprendere tutti nel finale della tappa di Lugano, oggi è andata in fuga, per un campionissimo come lui già anche mentalmente non è facile, no? Cercare di andare in fuga, e adesso eccolo l'attacco negli ultimi 17 chilometri. Bravo veramente Philippe Gilbert, che ha l'opportunità di bissare anche lui, così come è riuscito a Landa e come è riuscito a Sascha Modolo, un successo a questo Giro d'Italia 2015, ha già conquistato la tappa di Vicenza e ora con questa bella azione sta provando ad andare a vincere questa interessante tappa di montagna che prevedeva nel finale la durissima scalata a Monte Ologno, e sta sfruttando anche il fatto che la BMC è l'unica formazione nel gruppetto di testa che ha due elementi, quindi Mouanar è una situazione assolutamente vantaggiosa per Philippe Gilbert. Si sta sacrificando adesso Davide Villella per Rider Esiedal, così facendo aiutando anche Alberto Contador. Torniamo da Max Lelli, vai.
Abbiamo appena terminato il tratto di discesa molto tecnica, proprio al limite, sono andati giù fortissimo, l'ha fatta un pezzo Aru, Kangert, veramente la velocità molto molto elevata, bravissimi perché c'erano molte moto a segnalare i pezzi più pericolosi, c'erano delle curve veramente ad angolo con una pendenza incredibile. Ora in questo momento la strada è tornata a salire, la velocità è intorno a 35 all'ora. C'è sempre in testa l'Astana che cerca di fare il forcing in questo momento, e in fondo abbiamo sempre Zardini che è sempre lì a quei 5-6 metri, tra l'altro è stato rifornito dalla macchina Vittoria perché la sua ammiraglia è troppo dietro, gli hanno dato un po' di zuccheri e acqua. Voi. Grazie Max, adesso sarà un problema con la tua moto, anche perché sta per cominciare la discesa, poter, se tu ce la facessi però prima dell'inizio vero e proprio della discesa, superare di nuovo quel gruppo e riportarti sul terzetto con Alberto Contador per avere il vantaggio esatto di Contador nei confronti di Landa e Aru, perché dovremmo essere intorno ai 2 minuti adesso, 1 minuto e 50 forse più esattamente il vantaggio di Contador su Landa e Aru. Discesa che terminerà quando mancheranno 5 km alla conclusione. Quindi altri 10 km di discesa per Philippe Gilbert, che è lanciatissimo e ha un vantaggio di circa 22-25 secondi sugli altri inseguitori. Altri inseguitita da un sole meraviglioso qua a Verbania, tutto lungo il lago Maggiore, il Verbano, mentre Gilbert arriva a 5 km dalla conclusione al cartello dei meno 5, dunque la discesa è terminata per il vallone della BMC e dobbiamo dire una giornata meravigliosa per il tempo ma anche per il disegno di questa tappa, perché questa salita e la discesa di Montelogno sono state bellissime. Veramente interessante e molto spettacolare come è stato tutto questo Giro 2015, grazie al percorso sì, ma soprattutto grazie a come l'hanno interpretato i corridori, che non si sono mai risparmiati, non c'è stata una tappa in cui ci sia stata una partenza diciamo così vecchio stile, magari con i primi 100-150 km al rallentatore per poi scatenare la bagarre nel finale. I corridori che hanno interpretato questo giro veramente in modo esemplare, quindi bravo a tutti, anche a quelli che sfortunatamente hanno già dovuto per diversi motivi lasciare la corsa, chi per cadute, chi per incidenti, chi per problemi di natura fisica, e oggi applaudiamo ancora una volta un fantastico vincitore, un grande campione, Philippe Gilbert, che va ad onorare con questa doppietta la sua presenza al Giro 2015, non parteciperà al Tour de France, si concentrerà poi sulla Vuelta a Spagna per preparare al meglio al Mondiale, dove anche lì tenterà in quel di Richmond in Virginia di fare il bis, perché lui è già stato campione del mondo. Un campione del mondo in tutti i sensi, Philippe Gilbert, perché oggi davvero ha onorato una volta di più la sua partecipazione al Giro d'Italia dopo aver vinto su un traguardo che ormai viene definito alla Gilbert, come era quello di Vicenza, dunque poteva anche permettersi di farla più tranquilla. L'ultima settimana del Giro d'Italia invece ha avuto la testa, la forza mentale per andare in fuga e poi per attaccare nel finale poco prima che cominciasse la discesa. Una volta rientrato sulla testa ha tirato dritto Gilbert, che adesso è agli ultimi 3 chilometri. Torniamo da Max Lelli. Francesco, sono ancora sul gruppetto di Landa e Aru, in questo momento ha preso in mano la situazione la Katiuscia con Belko, però la velocità è molto alta, ma non capisco come mai la Astana non sta dando manforte con Kangert. Si sono un po' rialzati, ma ora è fondamentale rimanere concentrati in questo tratto qua. Se vanno d'accordo e girano un po' tutti, possono recuperare qualcosa, che è molto importante. A voi. Eh sì, perché adesso possono far valere la superiorità numerica nel gruppo con gli altri uomini di classifica, sono soltanto in 3 invece con Alberto Contador, Esiedal e Villella, dunque teoricamente il gruppetto dietro potrebbe essere avvantaggiato negli ultimi 5 chilometri. Sì, ed effettivamente è quello che sta avvenendo, perché qualcosa stanno comunque recuperando, 1.10, 1.15 il ritardo del gruppo Aru Landa nei confronti di Contador, Esiedal e Villella, e anche qui è il giovane Davide Villella che sta dando il massimo, come
Belkov lo sta dando per la causa Katiuscia, per Trofimov, il suo capitano. Belkov, che faceva parte della fuga anche lui, è stato raggiunto, mentre qui sta tentando di reagire David Della Cruz. Abbiamo visto come Moanard sia praticamente saltato sulle ruote di chiunque tentasse di evadere per lanciarsi all'inseguimento di Philippe Gilbert, quindi oggi condotta tattica veramente esemplare da parte della BMC, che va a conquistare un altro successo d'Italia. Con Philippe Gilbert, poi alle sue spalle Amoel Moanard, e non dimentichiamo che nel gruppetto dietro, quello con gli uomini di classifica, c'è sempre anche Damiano Caruso, dunque l'uomo di classifica della BMC, che è riuscito a rimanere con i migliori. Dunque una tattica perfetta per la formazione di Valerio Piva e di Fabio Baldato. Eccolo qua, 53 secondi di vantaggio in questo momento, comunica Radio Informazioni di Philippe Gilbert, che è già transitato sotto lo striscione l'arco che indicava gli ultimi 2000 metri nei confronti dei suoi immediati inseguitori, da dove è riuscito a evadere in questo momento Francesco Manuel Buongiorno. Meriterebbe veramente la soddisfazione almeno della piazza d'onore Francesco Manuel Buongiorno, perché tra gli uomini in fuga è stato tra i più attivi. Ancora una flash prima del traguardo di Gilbert, ancora un flash con Max Lelli, vai. Francesco sta rientrando in questo momento, Monfort sul gruppetto di Landa e Aru, ancora Belko che sta facendo il diavolo a 4, stiamo andando sempre a 75, mancano 8 km all'arrivo, a voi. Grazie Max. Dunque se rientra Monfort rientrano davvero tutti gli uomini di classifica, dunque in pratica l'unico che guadagna è il padrone del giro, vale a dire Alberto Contador, gli altri più o meno sono rimasti tutti insieme. Ma adesso concentriamoci per il traguardo di Philippe Gilbert, che ormai è agli ultimi 1100 metri e per lui è il momento già di far festa, è il momento di assaporarla all'ultimo chilometro, dove transita adesso la seconda vittoria al Giro d'Italia edizione numero 98. Ha cominciato ad esultare quando ne mancavano 5 di chilometri, consapevole che ormai nessuno era in grado di ritornare su di lui. Si volta ancora una volta dopo aver affrontato la curva dell'Eden, qui a 1000 metri dal traguardo, ormai rettilineo finale, si rialza e comincia a gustarsi una vittoria straordinaria Philippe Gilbert in una delle tappe più spettacolari, grazie a come l'hanno interpretata i corridori di questo Giro 2015. E Silvio, anche pensando al mondiale, la cosa preoccupante per tutti gli altri è che sta tornando in versione mondiale Philippe Gilbert dopo un paio di stagioni abbastanza anonime. Sembra veramente tornato Philippe Gilbert, che non perdeva una corsa in questo 2015, ed è sì una non buona notizia per gli avversari, soprattutto in funzione del campionato del mondo. È bellissima l'esultanza, è bellissimo il sorriso di Philippe Gilbert, perché il Giro d'Italia sul traguardo di Verbania festeggia un campione, un grande campione, un campione vero, Philippe Gilbert, che va a conquistare così la sua terza vittoria al Giro d'Italia. La prima era stata nel 2009 ad Anagni, l'altro giorno sotto la pioggia a Vicenza, oggi qua a Verbania, Philippe Gilbert, vittoria da grande campione per il belga della BMC. Accolto dall'urlo della folla qui a Verbania, che gli ha tributato il giusto riconoscimento per l'azione spettacolare di cui si è reso protagonista, e Francesco Manuel Buongiorno meritatamente va a cogliere la piazza d'onore. Avrebbe meritato ben altra fortuna questa azione di Francesco Manuel Buongiorno, che era riuscito anche lui ad entrare nella fuga, era stato il primo ad andare all'attacco dopo il Gran Premio della Montagna di Monte Ologno, è stato messo nel mezzo, dobbiamo dire, dalla tattica perfetta, aggiungiamo, della BMC. Ha perso l'attimo, una gara di 4 ore, di oltre 4 ore, che puoi decidere nel bene o nel male in un attimo. Secondo Buongiorno. Francesco Manuel Buongiorno coglie la seconda piazza, ma nelle prossime due giornate ci sarà terreno utile per il giovane della Bardiani CSF per cercare ancora una fuga. Qui lo sprint per la terza piazza, dove è Chavanel che va a prendere la terza posizione davanti a uno splendido Busato e poi Moanard. E adesso attenzione al cronometro, perché sta per arrivare al traguardo anche il terzetto con Esiedal, Villella e soprattutto Alberto Contador. Dunque vedremo quanto riuscirà a guadagnare oggi in classifica generale Contador sui più immediati inseguitori, vale a dire su Landa e su Aru.
Ora Alberto Contadore che sta dando naturalmente grande impulso a questa azione, sta cercando a questo punto negli ultimi chilometri di questa tappa di monetizzare al massimo lo spettacolare attacco di cui si è reso protagonista. Qui con le immagini invece siamo sul gruppettino Aru, Landa e tutti gli altri uomini di classifica, dove Tanel Kangert sta cercando anche lui di dare tutto per in qualche modo riparare ai danni che ora sono irreparabili, ma per cercare di ridurre al massimo il gap che si è creato nei confronti della maglia rossa. Ha avuto Contador un vantaggio massimo di 2 minuti sugli uomini che in classifica generale lo seguono. Adesso con l'aiuto della Movistar, della Katiuscia, anche qualcosa è riuscito a recuperare Aru insieme a Landa, però Contador un minuto potrebbe ancora averlo in tasca, un minuto di vantaggio potrebbe ancora averlo. Sono agli ultimi 3 chilometri, Contador con Esedal e Villella. Certo che se ci fosse accordo dietro, come abbiamo sentito da Max Lelli, sarebbe un tratto questo particolarmente interessante per chi ha l'inseguimento, perché potrebbero, unendo le forze, chiaramente limare in modo consistente il ritardo che hanno nei confronti della maglia rosa. Ma abbiamo visto che c'è Kevin Ellisonde della FDJ in prima posizione, ma non c'è un accordo vero e proprio, quale invece opportunamente ci dovrebbe essere. È arrivato adesso Chad Haga, lo statunitense della Giant Alpecin, che faceva parte della fuga iniziale. Siamo ai 3 minuti. Allora facciamo una flash, ma veramente una flash, Andrea, con Philippe Gilbert. Scusa se ti dovremo togliere la linea nel caso arrivasse Contador, vai Andrea. Ma lo comprende anche Gilbert che c'è l'arrivo della maglia rosa, però ha detto: è la prima volta nella vita che vedo dopo una salita Contador in televisione e io sono già arrivato. Sì, è la prima volta della mia vita che vedo un leader in Grand Tour sempre in gara e che io sono già arrivato, sai, è qualcosa di strano, ma sono molto felice di questa seconda vittoria. E abbiamo anche fatto una grande gara, sai, con Amael Moinard, che è stato il mio compagno di squadra sulla fuga, e abbiamo lavorato perfetto insieme. Abbiamo provato, inseguito le migliori scalatori della fuga, io sono stato sempre in ruota dietro e alla fine sapevo che con 40-50 secondi alla cima era possibile di rientrare, infatti è stato così. Complimenti, ti aspettano al processo alla tappa dopo, va bene? Sì. Complimenti a questo grande fuoriclasse, a voi la linea per il finale. Eh sì, un vero fuoriclasse, anche per queste sue dichiarazioni, Philippe Gilbert, perché chissà quante volte gli è capitato di arrivare che magari già stavano facendo le premiazioni, a volte stavano ultimando le premiazioni. Anche smontando il palco, insomma, no, capita magari. Spesso, oggi invece si trova nella posizione inversa e credo che sia una Pensa sensazione. Che soddisfazione, mettersi lì e guardare, Contador che ancora deve arrivare, Contador che è rimasto con Ryder Esedal, ormai sono in vista dell'arco con l'ultimo chilometro, ha perso contatto Davide Villella. Applauso anche per il giovane della Canyon del Garmin, Villella. Assolutamente, assolutamente, si è lanciato in questo tentativo e ricordiamolo ancora una volta, per andare in fuga in queste giornate durante la terza e ultima durissima settimana di un grande giro bisogna avere le gambe. Il fatto che Davide Villella, mentre ultimo chilometro per Esedal e Contador, ci sia riuscito e che poi si sia impegnato nel lavoro in favore del suo capitano nel modo in cui l'ha fatto, anche questo è un giovane molto molto interessante. Alberto Contador che oggi mette a segno un altro colpo, forse non è il colpo del KO, ma anche in questa giornata ha voluto dimostrare con forza nelle gambe e a mio avviso ancora di più nella testa, ha voluto dimostrare e dire a tutti che è lui il padrone indiscusso e per ora almeno, ma mancano soltanto 2 giorni alla fine del giro con le grandi montagne, è lui appunto il padrone della maglia rosa. Arriva in scia di Ryder Esedal che gli ha dato un aiuto grande così una volta arrivati alla Gran Premio della Montagna, Esedal e poi Davide Villella. Abbiamo visto anche un gesto da parte di Contador. Sì. Nel momento in cui è passato davanti per dar tutto fin sull'arrivo ha fatto un segnale a Ryder Esedal: attenzione, mettiti a ruota, non voglio staccarti, voglio semplicemente aumentare l'andatura. Quindi massimo rispetto di Alberto Contador per chi comunque lo ha aiutato, perché c'era un intento negli interessi, gli interessi erano comuni. Ed è Ryder Esedal che passa proprio davanti ad Alberto Contador, che logicamente non avrebbe avuto senso, non va a fare
questo sprint, è arrivato con un ritardo da Gilbert di 6 minuti e 05. Attendiamo adesso l'arrivo del gruppo con tutti gli altri uomini di classifica su tutti Landa, Aru e Amador. Nel momento in cui Alberto Contador con Ryder Reiseda tagliava la linea del traguardo, il gruppetto Aru, Landa e tutti gli altri uomini di classifica transitava sotto l'arco degli ultimi 1000 metri, quindi 1:15, 1:20 dovrebbe essere il ritardo del gruppettino di Aru e Landa nei confronti di Alberto Contador. Bravissimo anche Davide Villella. Allora attendiamo ancora un attimo perché sta per arrivare il gruppo con Landa, Aru e Amador, adesso tirato da Kenny e Elison. Tutti devono cercare, sono tutti nella stessa situazione, quella di limitare i danni il più possibile, con Steven Kruiswijk, la maglia azzurra, che è in prima posizione, si va quasi a lanciare uno sprint. Siamo adesso a un minuto di ritardo da Alberto Contador, ormai in vista del traguardo, dunque Contador che guadagna ancora su tutti diretti avversari per la classifica finale. Arrivano con 7 e 18, dunque 1 minuto e 13 guadagna Contador in classifica generale, che è già sui rulli. E andiamo subito da Pier Giorgio Severini, che è con Francesco Manuel. Buongiorno. Allora Manuel, ti sei difeso come un leone in mezzo a Molinari e Gilbert, ma era davvero dura da uscire da quella morsa. Sì, all'inizio ho parlato con Della Cruz per far fuori Philippe. C'eravamo quasi riusciti, però è un grande corridore, si è saputo gestire e sull'ultimo strappo di un chilometro è rientrato da dietro lanciato come un missile e non ci ha neanche guardato, è partito. Io poi ho provato in tutte le maniere in discesa insieme a Chavanel, ho rischiato anche tanto, non sono un discesista, mi sono anche stupito, però Filippo ha dimostrato di essere un corridore, più forte corridore che c'era. Eccezionale. Grazie Manuel, ti aspettiamo al processo. Grazie. Okay? A te. A Verbania, giornata da campioni veri. Philippe Gilbert che vince la sua seconda tappa al Giro d'Italia, Alberto Contador che guadagna un altro minuto e 13 nei confronti di tutti gli altri uomini di classifica. Una tappa che ci ha regalato emozioni forti, una tappa anche oggi eccezionale. E adesso con Alessandra De Stefano, processo alla tappa. 4:04:14 la vincitore. E allora, mentre noi attendiamo i prossimi arrivi, io vorrei sapere qual è Rai per lo sport con... O voleva soltanto prendersi il giro oggi? No, io penso che Alberto non pensa a tutto quello che avete detto voi. Io credo che la corsa inizia al chilometro zero e fino all'arrivo c'è battaglia, e oggi c'è stata l'ennesima prova che è un bel giro, che lo stiamo onorando tutti i giorni e che c'è battaglia tutti i giorni, perciò è bello sicuramente. Finisce a Milano, grazie a Beppe Martinelli, finisce a Milano. Intanto la regia di Pietro Sollecchia ci ha proposto delle straordinarie immagini, quelle del vincitore, un Philippe Gilbert davvero da incorniciare, 3 vittorie al Giro d'Italia, 2 su straordinario campione. Bruno, intanto guardiamo la classifica generale insieme con Alberto Contador, sempre più maglia gialla, Michel Landa 5 minuti e 15, questa mattina prima del via erano 4:02, dunque ha recuperato 1:13 Alberto Contador al suo diretto avversario, Fabio Aru 6:05, Andrea Amador, grande lavoro oggi di Visconti per Amador, 7:01, Yuri Trofimov l'abbiamo visto scattare 9:40, è ancora apertissimo questo podio. Bruno.